Sapete, questo non serve a un cazzo, però ho sempre sognato di fare una ripresa così, dal forno, a buffo. Non essendoci la sigla, adesso chiuderò lo sportello a mo' di dissolvenza, affinché voi possiate vedere il titolo. Abusare, che terminone abusare, eh. Pensa che io appena sento abusare subito, la prima cosa che mi viene in mente sono i parcheggiatori abusivi. Subito. Perché da quando ero piccolo mi hanno inculcato tante di quelle fandonie sui parcheggiatori abusivi che adesso penso che siano una figura maligna. Mamma mi diceva sempre non di guardare negli occhi quando chiedevano i soldi per parcheggiare. Io obbedivo, come se fosse una figura de Medusa che mi vitrificava se lo guardavo. Non guardavo due cose quando ero piccolo. Parcheggiatore abusivo. È la luce del saltatore, perché mamma mi diceva che mi seccava l'occhio se la guardavo. Sì, mamma, ma a 10 metri di distanza deve averci creato di Fahrenheit per seccarti l'occhio. O quello sta a fare un'onda energetica o mi sta a piare per culo. Mamma mi piava per culo. Sì, pure sui parcheggiatori abusivi, perché in fin dei conti non erano persone tanto cattive, parcheggiatori abusivi. Diciamo che ti chiedono i soldi e hanno una vita abbastanza triste. Oggi, osservandoli con una mentalità, diciamo, matura, tra virgolette, posso provare un po' di pena verso i parcheggiatori abusivi. Ma torniamo al titolo, abusare, perché noi in Italia, signori, siamo i leader nell'abusare. Abusiamo praticamente di tutto, di cibo, cultura e stronzaggine. Amiamo abusare nelle leggi in particolare. Adesso vi spiego, ci sono due tipi di legge. La legge negativa, quella che appena la leggiamo ci sta altamente sulle palle. Diciamo no, non è possibile, non possiamo fare questa legge. Non può esistere in Italia una legge del genere come attraversare sulle strisce pedonali, solo esclusivamente sulle strisce pedonali. In quel caso c'è la negazione della legge stessa, nella quale l'essere umano dice: oh, io non me ne frega un cazzo, non la rispetto. Fingo di rispettarla, c'ho le strisce là attraverso, ma se mi dovesse capitare di averci un'opportunità, sfrutto, attraverso. Ed è per questo che ci facciamo riconoscere anche da tante altre parti del mondo, dove le leggi, queste semplici leggi basilari, vengono rispettate, come l'attraversare sulle strisce. Ci troviamo ad attraversare in punti dove rischiamo la vita dalle altre parti del mondo e ce ne rendiamo conto solo quando siamo al centro della carreggiata. E in quel caso subentrano due pensieri nell'essere umano. C'è quello che dice: ok, torno indietro e faccio il civile, e invece c'è quello che ed è la maggioranza che lo fa, ormai fatta la cazzata, continuo e procedono per la loro strada, attraversando e creando disordine ovunque vadano. Poi ci sono le leggi positive, quelle leggi delle quali a noi piace particolarmente abusarne, come la legge sulla privacy. Quanto ci è piaciuta a noi la legge sulla privacy! Appena è entrata la legge sulla privacy, tutti magicamente siamo diventati VIP. Non vogliamo foto, non vogliamo che la gente fotografi un paesaggio con noi, che ci intravediamo in un puntino dietro a un albero. I fotografi si cagano sotto adesso a svolgere il proprio lavoro, perché oggigiorno fare il fotografo quasi equivale a fare il paparazzo. Vi rendete conto? Poracci sti fotografi, ma li volemo far lavorare invece di rompere i coglioni? Perché a noi, di noi, signori, non gliene frega un cazzo a nessuno. Ficcatevelo bene in testa, è come questa legge della quale piace abusarne. A noi c'è anche la legge sullo stalking. L'essere umano oggi non c'ha paura di fare una figuraccia quando ci prova con una ragazza. No, oggi c'ha paura di essere denunciato per stalking. Perché se esagera leggermente chiedendo determinate volte un numero, questo povero ragazzo rischia di essere denunciato o anche solo minacciato dalla ragazza per stalking. E se a prima non te do il numero, a seconda non te do il numero, a terza te denuncio. E poi sono anche le stesse ragazze che mettono le foto su Tinder e cliccano su mi piace al commento con scritto te farei spru sulle tette. Sono fantastiche queste persone. L'abusare di ogni cosa qui in Italia ci porta ad avere tantissima cultura e determinazione in tutto ciò che facciamo. Infatti, tutte queste persone che abusano di ogni particolarità della nostra legge, le vedrei veramente bene a fare i parcheggiatori abusivi. Grazie.